È stato approvato dalla Giunta Comunale il primo stralcio di lavori relativo al Cavalca Ferrovia, un cantiere atteso da tanti pesaresi che quotidianamente si trovano a percorrere uno dei nodi più importanti per la viabilità cittadina e sul quale, già da qualche tempo, la circolazione è consentita unicamente sulle due corsie di marcia centrali. Oggi uscirà il bando di gara ad invito, nel giro di qualche giorno affideremo i lavori, l'obiettivo è per i primi giorni di ottobre di iniziare il cantiere. Inizieremo un intervento parziale di 170.000 euro che riguarderà il parapetto lato Parco Miralfiori in ingresso verso la città, quindi dal parco verso il centro. È un lavoro che faremo a step e il prossimo appalto sarà di circa 300.000 euro per l'altra parte. Restiamo comunque in attesa delle indicazioni che ci devono arrivare da Ferrovie dello Stato, perché l'intervento che verrà fatto sopra la linea ferroviaria sarà un intervento che dovrà essere concordato con loro e saranno lavori che verranno presumibilmente effettuati di notte, tra mezzanotte e le tre, quindi non sarà un lavoro velocissimo, sarà spalmato nel corso dei mesi. Noi siamo partiti circa 2 anni e mezzo fa con l'intenzione di mettere mano al Cavalca Ferrovia, l'avevamo fatto pensando a un lavoro di macchiage del cemento, di quello che si vedeva da sotto. Poi invece abbiamo deciso di fare una valutazione differente, abbiamo incaricato uno studio di Padova di fare un'analisi sulla struttura del ponte. Le indicazioni che ci sono arrivate è quello che l'intervento principale che dovremmo fare è quello di sistemare i cordoli. Quindi una volta che avremo sistemato i cordoli, la viabilità ritornerà sulle quattro corsie e sarà permesso ai mezzi pesanti di transitare sulla parte centrale, sulle due corsie centrali, mentre le auto e i mezzi più leggeri potranno continuare a viaggiare sia sulle corsie centrali che su quelle laterali. L'obiettivo è quello di lavorare prima su un lato e rendere una parte della viabilità, diciamo quella in uscita dalla città, riportarla quanto prima a due corsie. Una volta terminato un lato si lavorerà sull'altro lato e quindi poi ritorneranno 2, 3 e 4 corsie. Per i lavori al Cavalca Ferrovia si partirà dunque dal lato del Parco Miralfiore. Anche per il polmone verde della città sono in programma alcuni interventi per ampliare la sicurezza dell'area, dopo che ieri si è registrato un ennesimo tentativo di furto ai danni di una donna. Devo dire che quello che stiamo facendo adesso è non disboscare niente, ma ripulire. Sottolineo sempre questo fatto perché è stato fatto un terrorismo preventivo sul taglio degli alberi che non è mai avvenuto. Noi abbiamo impegnato una cifra intanto importante per la recinzione, ci stiamo preparando a posizionare una recinzione anti-intrusione sul lato di via Cimarosa, sono per ora 160 metri lineari, seguendo anche quelle che sono le indicazioni che ci sono arrivate dalla questura. E siamo d'accordo con la Renco che dopo l'inizio della scuola smobiliteremo il vecchio parco giochi, inizieranno i lavori per il nuovo parco giochi totalmente inclusivo con tema musicale che la Renco vuole regalare alla città.